Bene bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. Abbiamo finito la campagna, siamo arrivati alla vittoria, ma c'è rimasta da fare una cosa, perché c'è un personaggio della nostra fazione che cerca vendetta e si vuole vendicare della morte di suo figlio. Il personaggio in questione è il nostro noddo, sì, ovvero sì, il nostro priore, il capo fazione della nostra famiglia. Ok, Virgilio, il conquistatore scomparso in battaglia, è morto nel 1216. Ok, Noddo è il quarto regnante della nostra campagna, figlio di un altro grande generale, Ugone il Conquistatore, morto nel suo letto, a sua volta figlio di Roberto della Gherardesca, scomparso in battaglia, e il nostro primo capo stipite, che è stato il... dov'è? Questo qua, ok, il priore Raniero il Tirchio, morto nel suo letto, scomparso in battaglia, morto nel suo letto, assassinato Anselmo Viraghi, è stato un grande generale, ce lo ricordiamo. Anselmo Viraghi è vissuto nell'epoca di Ugone, insieme hanno conquistato veramente tante cose. Chi che è morto ancora? Adelmo Altavilla, scomparso in battaglia, purtroppo, scomparso in battaglia Piccardo della Gherardesca, Corrado di Monferrato, morto in battaglia, insomma, e tanti altri, come Ugolino, il fratello di Ugone, è stato assassinato, scomparso in battaglia Ludovico e anche Tristano dell'Arco, tutti, diciamo, facenti parte della famiglia della Gherardesca. Jacopo Dappiano e quant'altro. Allora, guardiamo un po', intanto prima vorrei fare questa battaglia, insomma, intanto che dopo sprecherò un po' di parole, chiacchiereremo un po' su quello che è la nuova campagna, su quello che avete scelto e quant'altro. Allora, tanto via, dai, ci spariamo un bel toglefo underscore fo, sì, dai. Ok, così ci guardiamo un po' la nostra mappa, vediamo qua, intanto ingrandisco qua, vediamo qua che abbiamo tagliato fuori ormai la regione di Digione dall'impero tedesco, direi che gli abbiamo dato una bella ammazzata, in questi turni gli abbiamo dato veramente una bella ammazzata. Allora, l'impero bizantino, diciamo che ci sono delle fazioni che hanno prevalso più di altre, come sicuramente i Mori, gli Egiziani, anche il regno di Gerusalemme, il regno degli Abbassidi, i Cumani, i Bizantini, il Novgorod ha avuto una bella espansione e anche la Norvegia è riuscita, insomma, a tenersi un po' tutta questa zona qua su in alto, come possiamo qua vedere. Vabbè, non è che ci siano tanti insediamenti, mentre la Scozia ha prevalso in Inghilterra. Guardate quanti eserciti che hanno. Ok, come anche gli inglesi comunque hanno degli eserciti, vedo che comunque si riforniscono tutti bene. Ah, Santiago è caduta, era
uno dei due insediamenti del Regno della Castiglia rimasti, mentre qua i portoghesi se la vedono male perché ci sono eserciti dei Mori pronti a conquistare l'ultimo insediamento dei portoghesi. Adesso non mi ricordo il nome della città che dovevano conquistare i Mori. Mi ricordo se cominciava con la N, non lo so. Vabbè, qua non è che abbiano tanto. I siciliani sono pressoché, intanto sono attaccati dalle flotte bizantine, sono pressoché rimasti invariati dall'inizio alla fine, non hanno conquistato nulla. Da quando abbiamo posto uno stato cuscinetto con i siciliani qua a Pola, diciamo che l'avanzata dei bizantini è rallentata, non sono più venuti. Comunque qua vedo che si stanno mettendo in forze tanti eserciti, veramente tanti eserciti, quelli dei bizantini. Vabbè, qui altrove invece non c'è pressoché nulla, insomma, vediamo che gli altri schieramenti, insomma, le altre regioni non hanno tanta roba. Sì, qua dove c'è una guerra con i Seleucidi, niente di che. La Georgia è sopravvissuta con due insediamenti. E poi cosa abbiamo? Dai, non lagare proprio adesso che l'ultimo episodio. Ah, qua tanti eserciti crociati che vanno verso gli abbassidi. Qua ci sono degli assedi da parte dei crociati contro gli abbassidi. E poi cosa guardiamo? I Cumani hanno veramente cacciato i... Oh, mi dimenticavo questa cosa. Ragazzi, minchia, guarda qua, Mongolia, non Un vero finire. guerriero non soggiace alle regole in battaglia. Se Minchia. non sono nel giusto, perché Dio non mi Veramente vendica? tanti eserciti dei mongoli qui è bello se giocate con la Georgia o con la Russia, è bella tosta questa qua, quando arrivate al numero dei turni dove appare l'orda mongola, qui è bella tosta. Dei russi è rimasto solo Turov, ok, con pochi eserciti. Novgorod si è espansa abbastanza bene, ha diversi eserciti qua a Lindanisse, ok. I polacchi, anch'essi diciamo che sono rimasti abbastanza invariati, hanno tante unità a Krakow. E niente, mentre i tedeschi si sono un po' espansi anche qua in questa zona, hanno avuto un'espansione. I magiari sono circoscritti a Zagabria. E niente, noi invece ci siamo un po' dati da fare in questo senso. Ok, direi che abbiamo visto un po' tutto e va bene. Allora, È un intanto onore mi servirle. volevo andare a riparare da questo esercito. Vabbè, non è che devo fare una battaglia Certamente, qua, mio però signore. tanto per, ok. E andiamo a fare questa bella battaglia. Andatevene, non siete il mio imperatore. Allora, la faremo in campo aperto. Ok, fammi vedere. Sicuramente Indicatemi il nemico, sire. portiamo, se io mi tolgo I vostri ordini, nobile dall'assedio, signore. voglio Ci togliere scontreremo con loro con onore, mio signore. l'assedio. Mio signore, aspettiamo l'ordine per colpire. Ok, però Comandate! un po' di rinforzi me li vorrei portare, me li porti qui. Qui c'è un buco marrone, vorrei andare qua. Li cacceremo tutti all'inferno o peggio! In marcia! Presto o tardi dovranno cedere, mio signore. Quando Ok. dovremmo attaccare le mura, mio signore? Chi devo fronteggiare? Aspetta. Comandate. Sì, comandate. Vostra maestà. Sì, comandate.
Sì, ordini, ordini. In marcia, radunare le truppe. Mio signore, ne dovremmo risparmiare qualcuno? È un onore servirvi. Dio sia con noi, allora, uomini! Togliamo l'assedio e andiamo molto sul campo bene. Di battaglia. Leviamo l'assedio. I vostri ordini, nobile signore. Con le benedizioni di Dio e vostra, marciamo in battaglia. Va bene, dai ragazzi, siamo pluridecorati qua, abbiamo l'esercito ormai veterani, diciamo, della nostra repubblica. Più che repubblica, ormai siamo un impero. Quindi andiamo sul campo di battaglia, qui giocheremo in attacco, andremo all'attacco immediatamente, non camperiamo un cazzo, niente, andiamo in battaglia. Otterremo una vittoria nel nome di Dio. Allora, iniziamo la nostra battaglia e andiamo di bilanciare con il numero ciò di cui difettano in coraggio. La corona è passata a me tramite mio fratello e da mio padre prima di lui. Io sono nato per essere un re. È mio diritto di nascita, conferitomi proprio da Dio. Allora, diciamo alla nostra cavalleria di caricare, diciamo la nostra fanteria di iniziare a correre. Sì, ho sbagliato, devo far correre prima le nostre là, ce le abbiamo già là, i nemici, ok. Che risulterà la battaglia più brutta della storia, ma va bene. È che il nostro nodo è praticamente scioccato dalla morte del figlio, sta combattendo senza ritegno, è arrabbiato e la rabbia non va bene, bisogna sempre ragionare nelle battaglie. Ok, andiamo a liberare la nostra fanteria. Dai, forza ragazzi, che è la nostra ultima grande guerra, l'ultima battaglia degli Ent. Attacco!
forze nemiche sono dimezzate ormai. Forza. Il nemico nuota nel proprio sangue. Metà dei suoi uomini sono morti. Sia lode al Signore. I nostri hanno... Non è saggio giudicare un giorno prima del tramonto, ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. E Dio ci ha benedetti. Il generale nemico è morto. Quello sciocco finirà all'inferno. Sono delle unità in giro? No. Andiamo qua che c'è una cavalleria nemica. I nemici fuggono dal campo! Inseguite quei inutili bifolchi! Andiamo all'inseguimento, ok. Abbiamo vinto anche questa battaglia. Sì, allora, il nemico non ha più il fegato per combattere. Dobbiamo approfittarne. Allora, direi di lasciare la battaglia. Direi che il nostro nodo si è vendicato. Siamo stati veramente forti qua. Lodi al Signore Dio. Il nemico è stato umiliato. Che tutti i testimoni di questo giorno lo ricordino come il giorno della nostra vittoria più gloriosa. Nascondiamo subito gli uomini tra gli alberi. L'imperatore. Ah, ci danno anche i soldi. Bene. Una vittoria sommamente onorevole. Va bene, alla fine. No. Comandate. Il nostro esercito di rinforzo è un onore servito. Ci scontreremo con loro con onore, comunque, mio signore. Comunque è una fortezza. Senza indugio, cominceremo l'assedio. Forze d'assedio a rapporto. Va bene, dai, signore. Adesso parliamo un pochettino. Allora, innanzitutto voglio... Ah, che cazzo mi è partita la telecamera? Stiamo qua sul nostro nodo, ok. Allora, innanzitutto devo veramente fare delle considerazioni e salutare anche tutti voi. Cosa dire di Bellum Crucis? Beh, sicuramente Bellum Crucis è una bellissima mod. E ho già detto anche prima, bisogna giocarla con la Money Script se volete qualcosa di difficile, perché altrimenti senza questa Money Script, insomma, risulta molto facile. Io vi consiglio anche di giocare a Ruzicki Total War, una mod che ho portato sul canale, è molto più difficile secondo me di Bellum Crucis, non perché ci abbia dei malus monetari, ma perché ha altre dinamiche.
ad esempio ci sono delle ribellioni della tua fazione, quindi ti ritrovi a perdere intere città, interi eserciti, e sei senza soldi, anche lì a volte ho dovuto distruggere delle strutture per recuperare soldi. È molto ostica e molto bella come modo. Comunque, detto questo, Bellum Crucis non posso fare altro che ringraziarla, perché da quando l'ho portata all'inizio di quest'anno con la fazione dei Pisani ho avuto veramente un boost nel canale di iscritti. Da quando sono tornato ad agosto, perché ho fatto 2 anni d'assenza, ad agosto che avevo portato la campagna di Miara avevo 475 iscritti, poi dopo tanti li ho guadagnati proprio a gennaio e una cinquantina di iscritti adesso ho in più, e questo non posso fare altro che ringraziare voi e Bellum Crucis, che sicuramente è ancora una campagna, una mod molto seguita, ma non solo Bellum Crucis, ma penso anche Medieval 2 Total War in tutte le sue forme. È un gioco che piace tanto e penso che ancora per tanti anni avrà qualcosa da dire. Insomma, va bene, i Total War nuovi sono belli, sono tutto, però insomma cambiano molto nelle dinamiche, aggiungono sempre tante più cose, tante più orpelli, cioè, e quant'altro. E insomma, anch'io sono cresciuto, cioè cresciuto nel canale, non cresciuto nell'età, ma nel canale con grazie a Medieval, insomma, e quant'altro. Io sono cresciuto nel canale 8 anni fa, dove la prima campagna che ho portato era con i sassoni su Attila Total War, con tanta timidezza e comunque anche tanta determinazione, perché alla fine sono sempre andato avanti. Guardate, non ho mai avuto l'interesse a diventare un grande canale, anche perché insomma io ho già una certa età, ho scoperto tardi questo mondo, ho iniziato a 43-44 anni, adesso ne ho 52, quindi potete voi immaginare, 45 anni, adesso non ricordo bene. Ci siamo lasciati dietro dei canali che magari voi non conoscete, perché sono già, ma almeno alcuni di voi non lo so, i più giovani non lo so, ci siamo lasciati dietro dei canali importanti come erano Mr. Karate o The World 225 si chiama, insomma canali che insomma spopolavano su questi titoli, non solo su questi titoli ma sui Total War in generale, canali di giochi di strategia in tempo reale. Adesso diciamo che va forte Clan Legge Italica, io dico che è iniziato ad emergere questo canale che reputo, vabbè, molto esperti, molto afferrati su questi giochi. Infatti io non ho niente da insegnare, se volete imparare qualcosa di Total War seguite dei canali più quotati come Clan Legge Italica ad esempio. E stavo dicendo che un canale che Clan Legge Italica ad esempio è emerso soprattutto dopo la di partita, diciamo, dei canali come The Wall o così, cioè, o Mr. Karate, senza nulla togliere Clan Legge Italica, adesso non è questo quello che voglio dire, nel senso che insomma io lo seguo, se le informazioni che trago dai nuovi Total War, da tante altre cose, modi di giocare, seguo anche loro, giustamente. Va bene, lasciamo perdere questo discorso. Allora, inizio con il salutare tutti coloro che hanno lasciato un commento nei vari episodi di questa campagna. Iniziamo con Giocare Male, ti ringrazio veramente di esserti iscritto e avermi seguito. Backman Pirro della community di Bellum Crucis Medieval
della Medieval 2 Total War Italia, grazie anche di avermi messo al corrente di questo gruppo Discord, del fatto che state ancora moddando la 6.3, Davide Mazzotta che mi segue ormai da tempo, Dam Lampo, un mio grande amico e da tempo che mi segue, Grey Fox, ti ringrazio, Mister Cavallo Pazzo, Joe Maggi, Sandrux Rex, che all'inizio campagna ha detto che non si gioca così e penso di averti fatto vedere qualcos'altro di diverso, Removed Quasar, Nico Giamma, Milord, anche lui facente parte del gruppo community di Mediva 2 Total War Italia per moddare Bellum Crucis 6.3 7.0, Khalid, Vincenzo Di Tommaso, Filippo Saracchini, Mirko Malagoli che è mio nipote, user in 6EH4KI1K, mamma mia che hai fatto qualcosa di male per avere un nome così, non lo so, scherzo, eh. Poi The Immortal Grenadier, Mr. Andy, grazie, Dusk 6159, Nicolas Sclafani, ok, The Stoicer, Ruggero Ferrara, iscritti delle ultime ore, diciamo degli ultimi giorni, Merc Driver, grazie anche a te dei commenti, 83 Ikigo che sta installando anche lui il gioco per giocarci, e Riccardo Donnini che chiedo scusa se ho distrutto tutto, se non ti piace la campagna perdonami per questo. E poi i nuovi iscritti che non hanno lasciato un commento ma che ho trovato nella lista degli iscritti su YouTube, del YouTube Studio, c'è Giorgio Castriota, Rifqui Iki, che è un ragazzo straniero, Channel of Gaming and News, Giovanni Cucquini, Eremo di Bana, Baby BVV99 che è mia nipote, la moglie di mio nipote, quindi la nipote acquisita, ciao bella, 89 RT, Cipolla Bruno, Giuseppe Crosta e Nicola Barotti, ma non dimentico una persona in particolare e lui lo sa, Nicola Affatati, mi segue già dal 2016 alla sua iscrizione, quindi sono già passati 8 anni anche per lui. Che dire, Nicola, no, 8, scusa, 6 anni, Nicola è ormai diventato un componente importante del canale, perché insomma con Nicola anche nelle campagne meno seguite è sempre colui che mi ha dato sempre un supporto, gli ho sempre detto che mi basta un solo suo commento, un solo suo like per andare avanti col canale, cioè a me basta veramente poco, ragazzi, non è che poi so che il mio è un canale che cresce pian piano mi darà delle soddisfazioni. Adesso io non devo arrivare da nessuna parte, ve l'ho già detto, non sono di sicuro l'astro nascente di YouTube e quant'altro, quindi insomma ti ringrazio veramente tanto, Nicole, consigliere scudiero del canale. E cosa volevo dire ancora, adesso mi dimentico quello che voglio dire, però va bene. Allora passiamo a quelle che sono state la votazione per la nuova campagna, ok? Quando vi ho chiesto di scegliere un titolo tra le quattro espansioni di Medieval 2 Total War Kingdoms, quindi la Crusades, Teutonic, Britannia e Americas. Adesso qua vi lascio in sovraimpressione i risultati, comunque lo potete vedere anche voi nella community.
quindi avete 28 voti, mi sembra di vedere. Oggi è venerdì 8 marzo, quindi sto registrando, quindi oggi uscirà questo video. Venerdì 8 marzo sono le 4:30 che ho iniziato a registrare. Auguri a tutte le donne innanzitutto. Quindi Crusaders avete votato in 28 persone, Crusaders ha guadagnato 54% dei voti, mentre Britannia ha guadagnato 14% dei voti, Teutonic 21% dei voti e Americas 11% dei voti. Quindi andremo a giocare la prossima campagna sulla Crusaders, sulle crociate. Questa io la prendo come una classifica e non con un solo unico vincitore, la prendo come una classifica perché, come vi ho scritto, non ci sono queste cose nel mio canale, queste campagne, quindi voglio portarle tutte, quindi questa classifica la terrò per portarvele nel canale nella sequenza in cui hanno vinto, no? Quindi inizieremo con le crociate, poi vi porterò la Teutonic che anche Nicola ha commentato che vorrebbe vedere nella Teutonic giocarmi con la fazione della Lituania, poi giocheremo la Britannia e infine in Americas, quindi ci vorrà il suo tempo per arrivare a giocare tutte queste, ma piacerebbe avere portarmi tutto subito in una volta, però questo non è possibile purtroppo. Per la Crusaders ho già scelto io la fazione, visto che voi non avete scritto o commentato nulla. Poi voglio dirvi, spendo anche del tempo per curare il canale, avete visto che metto i disegni con la scritta subscribes, che è una cosa che ho iniziato a fare verso la fine dell'anno scorso. Quindi ci vuole del tempo, insomma, stai lì a mettere a posto le immagini, tagliare, copia, incolla, taglia, modifica i colori, modifica questo, modifica quello. Ho preso tanti audio like, gli audio like sono quelli, io li chiamo così, quelli che metto di solito durante le battaglie, dove c'è i tre cavalieri con la scritta like, con un audio che io vado ad estrapolare da frasi di film in generale, che possono essere dal Signore degli Anelli, le crociate o quant'altro, comunque sempre inerenti un po' alla guerra medievale, non incendiamoci, io non sono uno che ama la guerra vera, mi piace solo giocarla. E in più porterò delle nuove copertine nel canale. Adesso quelle che vedete nel canale sono la terza generazione di copertine che faccio, quando avevo meno campagne le ho cambiate tutte, ovviamente queste sono il mio marchio di fabbrica, diciamo così, rimarranno così queste qua. Porterò delle nuove copertine per dare una rinfrescata al canale, ho già una bellissima idea che poi dopo questo magari ne parleremo all'inizio nel primo episodio nella campagna delle crociate, dove farò un episodio diciamo pilota. Il primo episodio lo terrò staccato da altri, come ho fatto qua con Pisa, insomma, per raccogliere un po' le impressioni, i commenti, per raccogliere un po' le informazioni che mi volete dare e quant'altro. Quindi farò un episodio, poi aspetterò qualche giorno prima di andare a registrare il resto, perché comunque lavorando e quant'altro registrerò i 5 episodi della settimana, quelli cioè, non posso fare altrimenti, quindi so che perderò magari i vostri consigli, però portate pazienza, non mi sembra di essere poi così imbranato a giocare, ecco. Alla fine delle campagne ne ho portate tante vittoriose, quindi abbiate pietà di me, insomma, ecco, datemi consigli, ma non pensiate che, ecco,
lasciatemi anche giocare un po' alla mia maniera, ecco questo che voglio dire. Quindi sono molto eccitato di fare queste nuove copertine, è un aspetto che vorrei che poi mi commentaste, mi diciate se vi piace o non piace, perché a me ci tengo queste cose qua, perché io magari so che non porto magari un gran contenuto, però anche l'occhio vuole la sua parte e credo che molti di voi siate stati anche attratti dalle copertine, da queste cose qua, ecco, cioè io meno anch'io mi baso su questo, su quando cerco qualcosa su YouTube, cioè c'è un canale che visivamente mi piace, allora vado anche a vedere, poi dopo traggo le mie conclusioni. Altre cose da dire, che devo dire? Poi se mi dimentico delle cose non lo so. ragazzi volevo farne un'oretta di episodio, allora allora niente, non vi dico niente sulle copertine perché ho preso spunto da canale che fa giochi di sopravvivenza e mi piace tantissimo, molto bello, e quindi ho provato qualcosa, ma questo ve lo voglio veramente svelare quando inizieremo la nuova campagna e niente ragazzi, spero di aver detto tutto, se mi dimentico, amen, pazienza, lo dirò in un'altra occasione. Grazie a tutti veramente di avermi seguito di cuore, vi ringrazio veramente tanto, adesso datemi solo un po' di tempo, il tempo necessario per preparare tutto, perché mi ci serve un po' di tempo per fare le copertine, per fare gli audio, insomma è tutto, insomma c'è dietro anche tanto lavoro, ovvio che una volta che l'ho fatto dopo li salvo le mie cose, poi quando devo andare a reindirizzare il video c'ho tutto pronto, metto tutto insieme e via, e lì si va avanti in fretta. Spero anche di riuscire ad andare a cambiare il computer quest'anno, insomma i soldini ci vogliono, adesso vediamo un po', per quello che poi rimaniamo su questo titolo, ma non mi dispiace affatto poi rimanere qua, perché come vi ho detto mi trovo bene a giocare su questo titolo, lo trovo fatto un po' più su misura per me rispetto ai nuovi Total War che magari vanno più bene per i giovani. Io sono sicuramente un vecchio boomer, potete chiamarmi vecchio boomer, vecchio di merda, quello che volete. La generazione, adesso guardando YouTube Studio di gente che mi segue, va all'incirca dai, mi sembra, se non ricordo male, dai 25 ai 44 anni, ok? Prima era una prevalenza di gente più adulta sopra i 40, poi dopo dall'inizio del nuovo anno diciamo anche gente molto più giovane, mi fa molto piacere. Volevo anche dire, insomma, voglio portare le campagne, se ho accelerato qua la campagna è proprio per il fatto che avendo una certa età, 52 anni, io non so fino a quando poi sarò qua, spero il più a lungo possibile, quindi vorrei portare più campagne possibili. Quando gioco una campagna, insomma, in media se ci metto 2 mesi per me è già sufficiente, cioè vorrei rimanere su questi termini qua. Infatti questa l'abbiamo iniziata, mi sembra tra l'8 e il 10, dopo una settimana del primo dell'anno, ecco, più o meno mi sembra in questi termini. Adesso siamo i primi di marzo, quindi un mesetto, 2 mesi ce li abbiamo messi, quindi mi piacerebbe portare una campagna ogni 2 mesi, ecco, via, su via, qualcosa del genere. Questo perché nella mia testa vorrei lasciare qualcosa su
qualcosa di bello qua su YouTube. Per me YouTube è, diciamo, se vogliamo chiamarlo social, non è un social ma una piattaforma, però diciamo che è la mia prima forma di social che guardo tutti i giorni, anche nella TV. Io seguo solo questo. Io se devo guardare la TV normale non la guardo neanche più, perché tanto ci sono sempre solo delle notizie di merda e dei programmi di merda, quindi guardo tanti video di altri giochi che mi piacciono, come i giochi di sopravvivenza, i giochi in terza persona e quant'altro. Niente, gente, lasciate un commento, lasciatemi un commento delle vostre impressioni, e un saluto a tutti, veramente, e ci vediamo alla prossima. Ciao amici, ciao a tutti, ciao.